Si è provato a ricostruire una mostra. Una mostra che Mario ha fatto nel 99 a Porto, nella Villa Serralves. Mario aveva risolto quella mostra reinventando una unica opera formata dalla cavalcata di questi animali, di questa figura di animale archetipo che non raffigura null'altro che se non la forza stessa della natura che galoppa, che ha l'energia per muoversi. E ha inserito questi animali, ha fatto entrare questi animali nella casa. E la casa è diventato il paesaggio per questi animali. Anche perché abbinato a tutti questi animali che sono nella casa c'è un igloo esterno, un igloo con elementi naturali, ci sono le fascine, c'è l'animale impagliato, il cervo. E quindi c'è una sorta di doppia descrizione della natura, la natura fatta come imitata e la natura reinventata dal disegno. Del resto questa mostra a me sembra una mostra di disegno. Le stesse strutture diventano tratti di matita che contornano e sostengono questi animali. Penso che sia un'esperienza curiosa attraversare queste sale, anche perché non c'è nessuno di quegli elementi che normalmente pensiamo di incontrare quando si parla di Mario Merz. Non ci sono grandi glu con le pietre, grandi glu con i vetri, ci sono. È un'unica opera molto elegante, molto disegnata, molto raffinata, punteggiata dall'energia dei numeri al neon che fanno sì che la fondazione davvero diventi la casa di Fibonacci.